Bonjour à tous les élèves. Oggi andiamo a vedere le preposizioni di luogo, in francese le prepositions de lieu. Vedete che c'è scritto uno perché ce le dividiamo in due parti. Queste sono quelle un po' più facili e poi la prossima volta fatevi il segno della croce, ci sono le altre. Allora, cominciamo comunque con queste qui che secondo me sono facili, eh? Dovete dirmi où se trouve le papillon. Il papillon, vi ricordo, è la farfalla. Allora, facciamo entrare un po' di scenografia. Avete due nuvole e un fiore. La farfalla è sopra il fiore, sopra si dice sur. Il se trouve sur la fleur. Sur vuol dire sopra. Ora invece la farfalla è nel cielo. Il se trouve dans le ciel, nel cielo, dentro il cielo significa anche, eh? Dietro la nuvola. Il se trouve derrière le nuage. Dietro la nuvola. Il contrario, davanti. Il se trouve devant le nuage. Devant le nuage. Sotto il fiore. Il se trouve sous la fleur. Sous la fleur. Poi ne parliamo un attimo della pronuncia di questi. Infine, se si trova tra due oggetti, si dice il se trouve entre le nuage et la fleur. Si trova tra la nuvola e il fiore. Quindi vi ripeto le traduzioni. Devant, davanti. Derrière, dietro. Dans, dentro. Entre, tra due. Sur, sopra. Sous, sotto. Perciò, adesso dovreste interrompere un attimo il video. E mentre ve le ricopiate tutte queste traduzioni con le parole, ve le ricopiate appunto sul quaderno perché vi servono per l'esercizio successivo. L'unica cosa, vi rifaccio un attimo la pronuncia perché è parecchio importante. Allora, questo è devant, non si legge la T. Vi faccio notare che qui c'è una E, fate attenzione perché normalmente me la cannate perché tendete a farla uguale all'italiano, eh? Devant alla E. Derrière. La E non si legge, ma la R sì. Derrière. Sur. Si sente la R. Sur. Sur. La U è chiusa. Sur. Questo qui invece, su, è uguale al nostro sopra italiano. Quindi significa contrario, eh? Su. Perché la S non si sente. Quindi avreste sur, sopra. Su, sotto. Sur, su. Don. Senza la S significa dentro, dans, entre, tra due, entre, ricordatevi la nasale, la E non si legge. Ora, se avete ricopiato questo schemino, potete andare avanti. Allora, vediamo questa immagine qua. Où se trouvent les brebis? Cosa sono le brebis? Lo vedete adesso. Sono le pecorelle. Allora, questa brebis qua, dove sta? Dans le tiroir, dentro. Al cassetto, potete guardare quello che avete ricopiato prima, ovviamente. Cette brebis se trouve sur l'étagère, sopra la mensola. E celle-ci? Vedete che fa capolino dietro la tenda? Quindi, derrière le rideau. Derrière le rideau. Questa invece è al contrario, davanti. Elle se trouve devant le rideau. Questa qui che esce solo sedere. Sous le lit. Elle se trouve sous le lit. Questa è tra il libro e le pantofole. Quindi, entre le livre et les pantoufles. Ora, andiamo a rivedere un attimo, perché dobbiamo vedere, è da lì la parte complicata, ragazzi, quindi vediamo di stare attenti a questo. Cosa dovete usare dopo queste preposizioni? Allora, ci siamo dette, le preposizioni sono queste qua, no? La brebis, che è sempre la nostra pecorella, si trova devant, derrière, dans, sous, sur, entre. E poi avevamo le rideau, tenda, lit, tiroir. Sono tutti maschili singolari. E noi dicevamo le brebis si trova derrière le rideau. Fenêtre è femminile. Allora dirò dans la fenêtre.
Oppure quando era sopra la mensola, étagère, sur l'étagère. E quando dicevamo che si trovava tra le pantofole e il tappeto, dicevamo entre les pantoufles et le tapis. Allora, che cosa sono questi le, la, l'apostrophe e le? Degli articoli. Quindi, dopo queste preposizioni qui, ci vanno sempre gli articoli. E voi mi direte, bella scoperta, anche in italiano, sopra il letto, sotto la mensola. In effetti, l'unico problema è che noi diciamo davanti alla porta, mentre in francese invece si deve sempre dire davanti la porta, ok? O dietro alla finestra, o dietro la finestra, quindi dietro ce le regge tutte e due in italiano, invece in francese c'è solo la. Quindi ricordatevi che devant vi regge solo gli articoli, tutte queste vi reggono solo gli articoli, ok? Andiamo a vedere se avete capito. Quindi, e se? Prova! Allora, vi dovete basare sulle immagini che avete qui per farmi l'esercizio giusto. Dovete mettere sia giusta la preposizione che l'articolo. Chiaramente, le preposizioni non andate a leggere gli articoli, se Dio ci assiste li dovreste sapere. Perciò, le chat, il gatto, se trouve, questa è la chaise, quindi è sopra. Le chat se trouve sur la chaise, ok? Questo è un fauteuil, la poltrona. Vedete che non finisce con la E. La parola è maschile in francese. Le chat se trouve devant, siccome è maschile, le fauteuil. Qui è sotto il tavolo. Tavolo in francese è sempre femminile. Le chat se trouve sous la table. Questa è dietro la pianta, pianta femminile. Le chat se trouve derrière la plante. Questo sta tra due fiori, quindi è plurale. Le chat se trouve entre les fleurs. Questo sta dietro al secchio, quindi le chat se trouve derrière le seau. Aiuto, ok? Quindi, queste qui sono da studiare a memoria. Vi dovete ricordare che dopo ci vanno subito gli articoli. Allora, la nostra lezione è conclusa. Spero che ve la siate ricopiata, perché questa parte qui è propedeutica per fare poi l'interrogazione. Quindi cercate di farvela bene. Noi ci vediamo la prossima volta con le altre preposizioni. Bon. Au revoir.